Ecco, partiamo con la registrazione, anche perché le cose che diremo, e che poi stasera è davvero una serata eccezionale, ecco, verranno poi distribuite agli amici delle varie comunità, perché ci sono appunto esigenze, diverse esigenze, insomma, si stanno muovendo, i tempi si stanno muovendo. E la meta si avvicina sempre di più, guardate che mancano solo 5 venerdì, 4 venerdì, 5 con questo, al famoso 21 marzo, l'inizio di primavera, e succederanno cose in questi giorni che neanche ci immaginiamo, che neanche ci immaginiamo. E l'importante, il messaggio è sempre quello che vi sto dicendo da molto tempo. Di non aver paura, di non farsi prendere dal panico di qualsiasi cosa che succeda, ma voi immediatamente concentratevi su voi stessi e concentrate sull'amore che vi circonda, in modo tale che questo cerchio di luce che emana da ciascuno di noi, perché di questo si tratta, per fare i cerchi di luce non occorre essere in tanti, certo, quando si crea il gruppo. È molto più potente. Noi il 16 ottobre del 2021 eravamo in 113 quando abbiamo reso sacro il nostro fiume, il fiume Chiese, e lì c'era un'energia paurosa, spaventosa, veramente eccezionale. Però il cerchio di luce parte anche a livello singolo e avremo poi, credo, non l'ho ancora visto, Massimo Maggini, che ci racconterà anche della sua esperienza di domenica, appunto relativamente alla consacrazione delle acque. Ma la cosa che io vi annuncio subito, che così sono sicuro che è registrata, in questo momento siamo in 22, che è un numero anche questo perfetto, il doppio di 11, 11 è uno dei numeri più potenti che abbiamo. E per cui in questo momento posso cominciare a raccontarvi un po' quello che è successo domenica 12 febbraio 2023. Perché è accaduta una. Ci siamo trovati in una situazione che non immaginavamo a questi livelli, così potente. Avevamo invitato qui nel giardino della Rosa Mistica la nostra amica, beh, io in questo momento dico il nome, un'amica che si chiama Chiara, ma che comunque ha dei poteri, diciamo così, di canalizzazione e soprattutto di purificazione delle aree, attraverso appunto degli arcangeli, attraverso dei maestri di luce. Lei viene chiamata in queste situazioni, va nelle case, va nelle zone, va nelle famiglie che la chiamano perché ci sono dei problemi di oscurità e lei arriva in un posto e quando lei se ne va, si concentra per un'oretta con i suoi strumenti di canalizzazione e non vuole vicino a nessuno, però dopo vi fa una registrazione di quello che accade in quella stanza, in quel luogo. E attraverso un'altra amica, attraverso una delle nostre aquile, perché voi dovete sapere che in Gaia Planet ci sono le aquile, in questo momento sono 180 aquile, ma altre 9 verranno nominate entro i primi di marzo. Queste aquile, che solo loro sanno di essere aquile, non vengono pubblicizzate, perché la loro attività è un'attività sensibile a livello sottile, per cui loro intervengono proprio con meditazioni, con spandere amore, energia, e le riconoscerete man mano che verrete a contatto con loro, aumenteranno sempre di più, e il loro cammino è iniziato. È iniziato qua in Italia, anche se ce ne sono già alcune fuori Italia, ma è iniziato qui in Italia dove si trova il sesto chakra del pianeta, cioè il
il terzo occhio, la sua ghiandola pineale. Il terzo occhio è un po' quello che osserva e si rende conto attraverso il creatore quali sono le esigenze in un determinato momento del creato, però, attenzione. Noi parliamo sempre di creato, non soltanto di umanità, parliamo di animali, parliamo di piante, parliamo di pietre, parliamo di aria, parliamo di acqua, parliamo di tutto ciò che ci circonda, ecco, non è soltanto l'essere umano ospite su questo pianeta, ma c'è molto altro, il creato è formato, infatti quello che verrà scritta quando si riuniranno i delegati dei popoli della Terra. Sulla qualcosa noi stiamo lavorando, noi intendo gli arcipelaghi, i cerchi di luce, i centri Gaia regionali, si stanno attivando tutti attraverso la regola aurea e tutti sono sovrani e indipendenti, ma con un unico obiettivo, attraverso altri movimenti naturalmente che si trovano negli altri chakra del pianeta, ovunque, proprio per convogliare gli sforzi per riunire questa assemblea i delegati dei popoli, tutti i popoli della Terra verranno un giorno che si riuniranno in una grande assemblea e il primo passo che faranno è la concentrarsi e scrivere la Dichiarazione Universale dei diritti del cosmo, che è ben diversa dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, no? Stata scritta nel 48 dalle nazioni che allora erano presenti alle Nazioni Unite, il 10 dicembre del 48 si riunirono a Parigi e firmarono i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, a cui noi nel 2018, durante mi sembra il 7º Talent Gold, in un'assemblea pubblica davanti a un centinaio di persone, dichiarammo che la regola aurea di Gaia Planet da quel momento diventava l'articolo 31 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però è temporanea, è una cosa temporanea, perché molto probabilmente quando l'Assemblea dei Popoli si riuniranno e decideranno di scrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti del Cosmo, questa, la nostra regola aurea, probabilmente, non so se sarà l'articolo 1, ma sarà uno dei primi articoli, quasi sicuramente, insomma, ecco perché la dichiarazione che un essere umano metta a disposizione i propri talenti per il benessere del creato non è mai stata scritta da nessuno. Non lo trovate neanche nella Bibbia, una cosa di questo genere. Cioè, proprio è stata una perla di questo comitato dei 72 costruttori che si è riunito tra il 2009 e il 2017, in quegli 8 anni lì, finché non hanno cominciato a fare la prima elezione dei consigli federali e così via, insomma, e poi qui siamo arrivati ai giorni nostri. Ma torno un attimo a quello che è successo domenica 12-12-2-2023, che mi dà il numero 16, il 4x4, anche questo un numero importante. Il 4 è anche il simbolo della terra, ma è anche il simbolo dell'arcangelo Uriel, che è uno degli arcangeli che ci accompagna in tutto quello che stiamo facendo. Però domenica, grazie a questa sensitiva che doveva semplicemente venire con me, eravamo io e lei da soli, per salire sul Colle di San Giorgio, ma non avremmo mai immaginato cosa sarebbe accaduto subito dopo, insomma. Non è stata soltanto, dopo io con calma vi leggerò alcuni passi di quello che è accaduto, perché si sono presentate diverse entità, diversi maestri ascesi, alcuni arcangeli, Madre Maria e lo stesso San Giorgio. Il colle è dedicato a San Giorgio. San Giorgio, per chi non lo sa, è un santo importante a livello planetario. È il protettore dei Furono i Templari, tra i primi, ma anche i Longobardi stessi, i Franchi, gli inglesi, l'Inghilterra, addirittura è stato fondato uno stato, no? La Georgia, nel nome di San Giorgio. Pare che lui, quando appunto cominciò i suoi viaggi,
in Georgia fondarono appunto, che tra l'altro io ho visitato questo stato come giornalista qualche anno fa, e ho portato a casa anche lì delle idee ed energie poi da distribuire un po' a tutti voi. Ma la cosa, però, il fatto che è accaduto domenica, si è incentrato non solo attraverso promesse e determinazioni e sottolineatura della grande importanza che stiamo facendo in tutto il movimento di Gaia Planet, ma ad un certo punto ci è stata consegnata una pietra. L'Arcangelo Gabriele, che ha appunto, che era lo stesso dell'Annunciazione a Maria, praticamente è quello che è il comunicatore, no? Il comunicatore del regno degli arcangeli. Praticamente ha indicato alla sensitiva una pietra, gli ha detto di raccoglierla sul colle di San Giorgio, una pietra che io ho già messo in sicurezza, perché praticamente lui ha detto che questa pietra diventerà il punto di partenza della rete delle città di luce su tutto il pianeta. Cioè questa pietra verrà utilizzata. Tra l'altro potrebbe accadere molto presto perché lo stesso Arcangelo ha rinnovato l'invito per il 12 maggio, per cui chi vuole segnarsi il 12 maggio e venire da noi sul Colle di San Giorgio accadranno altre cose importanti. E il 12 maggio, tra l'altro, la sensitiva non lo sapeva, ma è il giorno di San Pancrazio, che è il patrono di Montichiari. Montichiari è il comune dove si trova Rosa Mistica. E per cui il 12 maggio del 2013, cioè 10 anni fa, noi abbiamo fatto la posa della prima pietra della città di luce che sorgerà su un quadrato di 4 km per 4 km nell'area di Rosa Mistica, e la cui apertura coinciderà con l'arrivo dei fondi del QFS e di Gesara. Per cui tutto il nostro progetto è già depositato in Gesara, e nel momento in cui voi vedrete che si aprono, diciamo così, i portafogli di Gesara, voi dovrete sapere che immediatamente inizieranno i lavori nella città di luce della Rosa Mistica, il cui compito sarà quello di coordinare le altre città di luce che si apriranno nel pianeta in caduta, di seguito, subito dopo Rosa Mistica, in base alla promessa della stessa Madre Maria, che dice che Montichiari, tutta quell'area lì sarà al centro del mondo in quel momento, anche perché il Rosa Mistica significa che i petali della rosa sono i popoli della terra, e Mistica è lei stessa, la madre, che protegge e che vuole che i popoli della terra siano in armonia, così come è in armonia una bella rosa, i petali di una rosa, no? Immaginate adesso io. Non vi faccio vedere immagini, ma ve le lascio immaginare, insomma, queste situazioni di questa rosa bellissima che appunto si apre e profuma, e che i cui petali poi quando si aprono, no, è come se fosse veramente il cuore del pianeta che si apre, no? Con tutti questi popoli che sono tantissimi sulla. Ecco, sta arrivando Angelo Porcaro, che poi con lui parleremo proprio dell'acqua. Ecco, ma questa pietra per cui, amici, noi abbiamo in mano qualcosa di concreto, che naturalmente io ho già messo in un luogo sicuro, non è enorme, però attenzione, è molto simile alla pietra che si trova nella Kaaba. Voi sapete che c'è un luogo dove fanno i musulmani, fanno il pellegrinaggio, hanno l'obbligo di fare il pellegrinaggio una volta nella vita attorno a questa Kaaba,
e all'interno di questa cava si trova una pietra che all'inizio era bianca e poi è diventata nera per molti motivi, ma lì ci sono molti, pare che sia comunque di provenienza extraterrestre e che sia un meteorite, parte di un meteorite, ma che comunque è legata a delle tradizioni che il creatore avrebbe indicato ad Adamo dove si trovava questa pietra, di raccoglierla, e praticamente se la sono passata a Noè e poi ad Abramo, e Abramo ha cominciato a costruire la Kaaba, che appunto si trova in Arabia Saudita, e che pare sia stato indicato come il centro del pianeta, a livello così di misurazioni geografiche, che poi lasciano il tempo che trovano comunque. E questa pietra è diventata il centro, ma la cosa che poi io andando a leggere, e potete leggerlo tutti, e comunque lo scriverò nel prossimo libro guida, quella pietra fu protetta e fu indicata, cioè il creatore diede il compito all'arcangelo Gabriele di individuare questa pietra e di consegnarla ai patriarchi, e poi attraverso Abramo, la moglie Agar, che poi sapete, la moglie Agar è quella praticamente che ha fondato attraverso Ismaele l'Islam. Però la cosa che mi ha sorpreso è che noi il 12 del 2 del 2023 abbiamo avuto attraverso una nostra amica sensitiva che ha raccolto questa pietra e poi ha registrato su registratore, sul cellulare, le parole dell'Arcangelo Gabriele che adesso io un giorno vi farò sentire, ma che sicuramente anche quella verrà messa in una chiavetta USB ed inserita in una scatola dove si trova anche questa pietra. Per cui noi in questa chiavetta ci sarà la descrizione cosa appunto dice l'arcangelo relativamente a questa pietra, cosa dice a proposito del progetto di Gaia Planet e cosa dice anche del sottoscritto che ha avuto il compito da bambino. E lui dice chiaramente che sono stato aiutato, sono stato seguito continuamente, ed è vero, vi posso sottolineare che è vero, no? All'età di 6 anni, appunto, una comitiva di medici che voleva fare un esperimento, probabilmente lo faceva anche sugli altri bambini, soprattutto bambini come il sottoscritto, che era figlio di una famiglia povera, la cui madre era una profuga di guerra, fecero degli esperimenti, dei primi cortisoni, eravamo nel 1958, cortisoni fortissimi, volevano vedere la reazione di questo bambino e questo bambino morì. Io ricordo perfettamente di questi gonfiori che mi erano arrivati, il sangue che usciva da tutte le vene, le arterie, usciva dalle orecchie, dal naso e così via, e improvvisamente mi sono ritrovato da un'altra parte, da quella parte lì che era un giardino meraviglioso. Qualcuno mi disse che avrei dovuto ri ritornare perché mi era stata affidata una missione che però dovevo trovare da solo. E da lì iniziò praticamente la mia ricerca che mi ha portato a nascere nel paese della Rosa Mistica, cioè a Montichiari, nonostante che mia madre venisse dalla Francia, da Nizza, dalla terra della Maddalena, ed è arrivata nella zona di Montichiari sotto le bombe che della Seconda Guerra Mondiale, e praticamente spinta ad arrivare in una stalla, in un fienile di Montichiari, accolto dai contadini, e poi qualche anno dopo era arrivata, che aveva 14 anni, quando ne aveva 17 o 18 ha conosciuto mio padre, perché le si era rotto un tacco della scarpa mentre camminava per la strada,
il calzolaio era mio padre, insomma, lei è andata da questo calzolaio e così si sono innamorati. E quando lei si è sposata, lei aveva 20 anni e io sono nato 9 mesi dopo. E sono stato benissimo fino a quel giorno del 1958, quando improvvisamente una delle due gambe non mi reggeva più. Era una semplice, era un reumatite, era un qualcosa che poteva essere curato diversamente. All'ospedale dei bambini invece deciso di utilizzare i cortisoni e quel bambino morì. Ecco, tutto il percorso, per lui, che poi è stato lungo, perché è stato lungo più di 60 anni, no? Visto che oggi ne ho 71, 72, no? Nel 58 avevo 6 anni, ecco, un percorso attraverso, un percorso attraverso tantissimi gruppi. Per cui il mio compito non è stato quello né di maestro né di, anzi, né, che nessuno mi chiami maestro, che nessuno mi chiami capo, guru o roba del genere, anche perché non esistono più. Ognuno di noi è Merlino di se stesso, ognuno di noi è sovrano, ognuno di noi è veramente libero di muoversi a libero arbitrio e abbiamo tutti quanti dei poteri enormi che adesso stiamo sviluppando. Il mio compito è stato soprattutto quello di mettere insieme le persone, entrare nei vari gruppi politici, religiosi, di tipo di talenti per poi diventare giornalista e così via, ma praticamente nascevano dei problemi e allora io avevo questo compito di mettere insieme le persone e dire, va bene, c'è un problema, discutiamone. Discuti oggi, discuti domani, riunioni su riunioni e poi fai le marce della pace per i giustisi e poi combatti per i diritti dell'uomo e così via. E poi conosci Rosa Mistica, perché Rosa Mistica l'ho conosciuta tardi, però dopo ho capito che il cammino di Maria Rosa Mistica, diffuso in tutto il mondo, soprattutto dal 1966 in poi, ha coinciso nel 2016. Per cui alcuni anni dopo la nascita di Gaia, le due strade sono coincise e il monte, proprio il fiume, l'acqua era l'acqua del fiume Chiesa che è stata resa sacra il 16 di ottobre del 2021. Ma poi non ci eravamo resi conto. Sapevamo che sul Colle di San Giorgio c'erano le cripte di quattro imperi. Il Colle di San Giorgio che farà parte della città di luce che noi costruiremo, e anzi sul Colle di San Giorgio il progetto prevede la costruzione dei templi, di un tempio per la connessione delle coscienze. Per cui secondo noi tutte le vere, diciamo così, vere religioni esistenti convoglieranno in una sola religione che è quella dell'amore, praticamente. I messaggeri di Dio e le anime elette e le anime sante non hanno fatto altro che diffondere l'amore di Dio e di insegnare agli esseri umani di amare non solo il prossimo, ma di amare proprio il creato. Noi prevediamo che nelle città di luce e villaggi di luce che verranno costruite ci saranno questi templi per la connessione delle coscienze, cioè dove ognuno potrà entrare. Spegnete E sì, spegnete i microfoni, ragazzi, perché si sentono dei rumori di fondo. E ecco, grazie. E ecco, vi avverto che fra 3 minuti cade la linea, per cui no, non abbiate timore, perché noi abbiamo. Utilizziamo questo metodo appunto per non spendere soldi, perché Zoom ci permette di fare questi collegamenti gratuiti 40 minuti ogni volta, per cui, e a noi va anche bene così, perché così le persone hanno anche modo magari di riposarsi, di fare dei break, di andare a bere un caffè o di fare un riposino, o di mangiare qualcosa, che ne so, andare in bagno e poi rientrare, possono comunque cliccate ancora. Come dico sempre, sullo stesso codice che avete ricevuto e poi tranquillamente potete rientrare. Tutti e quattro i tempi vengono registrati e
almeno i primi tre di sicuro. E poi naturalmente sta a me unire tutte le varie registrazioni e poi le troverete su YouTube, come appunto avete visto, che sono state pubblicate quelle precedenti di venerdì scorso. Noi continueremo con l'incontro del venerdì fino al 21, fino al 17 di marzo, dopo vedremo, insomma. Intanto vediamo cosa accade in questo mese. E per cui, e dopo io chiedo ad Angelo Porcaro, che è rientrato, che è arrivato, di esserci nel secondo tempo, perché volevo chiederti, Angelo, appunto, di parlarci dell'acqua, di come tu ne hai parlato ieri nella riunione di ieri. Mi senti, Angelo? Va bene, grazie Mario. Ecco, così dopo magari rientri, così nel secondo tempo continuiamo a parlare dell'acqua e anche della pietra, perché appunto questo fatto del Colle di San Giorgio e della pietra, attenzione, noi siamo arrivati al punto in cui non solo l'area di Rosa Mistica, perché è apparsa Maria Rosa Mistica nel 1966, per cui l'area è tutta sacra. Poi il fiume che l'attraversa è diventato sacro perché 113 operatori di luce e dell'OM l'hanno dichiarato sacro, e da lì è partito tutto il discorso del rendere sacre le acque dei fiumi di tutta la terra. E poi domenica scorsa, appunto il 12 di febbraio, abbiamo avuto questo fatto della pietra, e di cui magari poi vi racconto altre cose nel secondo tempo. E per cui abbiamo pensato che la sacralità di Chiare non rappresenterà, quantomeno dal 21 marzo in poi, non solo le acque dei fiumi e le acque delle falde acquifere da cui i pozzi verranno poi ricavata l'acqua con i pozzi, come sta succedendo in Kenya, ma anche la pietra assumerà un ruolo particolare. E per cui i cerchi di luce, dopo vi racconto, comunque nel secondo tempo, verranno invitati a raccogliere almeno una pietra nel luogo dove si riuniranno, e quella pietra lì di conservarla, perché praticamente diventa. Ecco, quindi allora vi stavo dicendo che di colpo, domenica 12 2023. E questa data, sai, l'ho già scritta io sulla pietra. Io sono il custode della prima pietra, che a differenza della pietra nera che si trova nella Kaaba, e mi risulta che ce ne sono altre in altre parti del pianeta, soprattutto tra gli Hindu e probabilmente anche in Africa e così via, ma sono pietre dove l'usanza era quella appunto di fare un pellegrinaggio, di ruotarci attorno, di fare preghiere e così via. E la chiamiamo la pietra di San Giorgio, che attualmente la custodisco io, diventerà la pietra, proprio la prima pietra, e per cui nessuno la vedrà più nel momento in cui diventerà la prima pietra di costruzione della città di luce, di Gaia, città di luce, che come sapete si chiamerà Arcipelago One, la Rosa Mistica. Sarà una città di luce che sorgerà su 4 km, in un quadrato di 4x4, come la costellazione dell'Ariete, e sarà una città di luce praticamente all'aperto, dove ci sarà un'area che verrà ristrutturata, dove sorgeva un antico monastero. Antico monastero dove erano accadute delle cose, delle uccisioni, cose drammatiche, che ho trovato io come giornalista, perché appunto la Chiesa non ha mai divulgato queste cose. Ma nel VII secolo c'erano le lotte tra i monaci, c'erano i monaci guerrieri che lottavano tra di loro, per decidere come dovevano, cose che noi oggi si uccidevano proprio per decidere come doveva essere, chi era Gesù, e che se era figlio di Dio, se non era figlio di Dio, e la messa come andava fatta, tutte queste cose qui, no? E per cui a un certo punto quello che aveva le armi diceva: no, qui decido io,
e per cui io vi ammazzo tutti, e così è la mia verità. E ci fu appunto questo monaco guerriero che scese dalla Val Camonica, che è una valle storica e importante qui in provincia di Brescia, scese da lì e poi raccolse 2000 prigionieri, raccolse 2000 prigionieri e li portò in questo monastero che si trovava qui nell'area di Rosa Mistica, a San Giorgio di Montichiari, che qualcuno di voi ha visitato, perché quando abbiamo aperto i pellegrinaggi nel 2020, nel 15 agosto del 2020 abbiamo aperto i pellegrinaggi, e ogni ultima domenica del mese facciamo questo giro sul sentiero della Rosa Mistica. Per cui il prossimo è domenica 26 febbraio. E questo monaco portò questi 2000 prigionieri lì dentro e li fece uccidere tutti. E ci sono due libri di scrittori dell'Ottocento che descrissero queste situazioni. La Chiesa naturalmente non li considerò, li ho trovati io questi libri, e poi ho portato uno sciamano ad ascoltare gli alberi, perché lì all'ingresso della Città di Luce abbiamo un viale di 144 tigli, 72 da una parte e 72 dall'altra. Il tiglio era sacro per l'impero romano, e molto probabilmente quel viale lì era già stato strutturato dai romani più di 1000 anni fa, 2000 anni fa. Naturalmente ogni circa 80-100 anni il tiglio viene cambiato, perché muore, se ne mettono degli altri, però la struttura del viale è quella fatta dai romani, perché vicino al fiume poi gli archeologi hanno trovato sul fiume i resti di un antico ponte romano, e le truppe romane quando scendevano dalla Gallia passavano da quel ponte lì. E per cui il colle di San Giorgio, che diventò sacro anche per loro, e poi questa sacralità venne ereditata poi dai Longobardi e poi dai Templari e così via. Il San Giorgio ha avuto una storia di questo genere. E domenica scorsa la sensitiva che è venuta da noi, su invito di una nostra amica, doveva prima di tutto purificare l'area da queste anime, diciamole così, che non potevano raggiungere la luce, perché avevano subito questa uccisione, erano morte tragicamente, donne, uomini, bambini. E per cui quest'area era un po', tra virgolette, infestata da loro, ma contro la loro volontà, come se non riuscivano a liberarsi. Quando io portai lo sciamano a vedere se era vero la storia delle uccisioni, parlò con gli alberi, e lui, abbracciando gli alberi, le radici dell'albero, parlano con la terra, e la terra gli dice sì, è accaduto questo. E infatti confermarono che c'erano almeno 2000 anime. L'operazione che ha fatto Chiara domenica scorsa, su parole stesse del primo arcangelo che è intervenuto, che era Michele, ha confermato che la sua opera, grazie alla sua opera e al loro intervento, erano state liberate 999 anime, praticamente la metà. Le altre non erano pronte, e allora è stato fissato un secondo appuntamento sul Colle di San Giorgio per il 12 maggio. La Chiara, tra l'altro, dice: mi hanno detto 12 maggio, ma io non so perché 12 maggio. Ho detto: te lo dico io perché 12 maggio. 12 maggio è il patrono di Montichiari, e il 12 maggio del 2013 noi facciamo la prima, cerimonia di posa della prima pietra. Sono passati il 12 maggio del 2023 saranno 10 anni, e noi probabilmente, adesso vedremo cosa succede in questi due mesi, secondo me fondamentali per quell'evento che sta arrivando, per cui marzo-aprile, e maggio, quello che io mi auguro, o la Chiara verrà sicuramente con i suoi arcangeli per purificare il resto dell'area, e vediamo che cosa ci diranno. Probabilmente
quello che la mia intenzione è quella di fare la seconda posa della pietra praticamente, perché finora non abbiamo potuto ancora iniziare i lavori, i cosiddetti lavori, anche perché il padrone dell'area vuole del denaro che in questo momento non abbiamo. E per cui quello che può succedere anche in questi 2 mesi è che con l'arrivo di Gesara si sblocchino anche fiumi di denaro, fiumi di energia, e che magari convincano anche questo proprietario di questi terreni, magari di dirci, e noi gliel'abbiamo già proposto, di venire con noi, di darci una mano, potremmo anche dare il nome della sua famiglia ad alcune delle costruzioni che faremo, e lui praticamente aveva un fratello maggiore che si stava avvicinando all'accordo, ma improvvisamente è morto. Questo per dirvi come anche le forze dell'oscurità cercano sempre di metterti dei bastoni tra le ruote, no? Ne abbiamo avuti anche molti altri, però era significativo questo fatto che quell'uomo lì che era favorevole con noi ha avuto un infarto e non c'è più. E per cui noi stiamo lavorando sul fratello e su altri familiari per cercare di sbloccare la situazione, che credo si sbloccherà in questi 2 mesi, marzo-aprile, ma questa, sapete, è la mia speranza. Dopo io non sono un profeta del futuro, per cui. E questo credo che i tempi ormai li decida soltanto il Creatore e il Cristo che comunque sta per arrivare, no? Non arriva sotto forma di una persona, ma arriva sotto forma di energia che viene distribuita a ciascuno di noi. E noi questa energia ce l'abbiamo già, sono delle scintille che noi abbiamo di comprensione o di risveglio, chiamatele come volete. E poi verrà il giorno che queste scintille si uniranno tutte insieme in un grande fuoco. E allora il pianeta sboccerà quel pianeta verde che noi, verde e pieno di acqua pura, come il verde e l'acqua che c'è dietro la mia schiena, sicuramente accadrà. Ecco, il 12 di febbraio noi praticamente è stato anche testimoniale con la raccolta di quella pietra che è stata raccolta sul Colle di San Giorgio, è stato anche praticamente determinato che il Colle di San Giorgio ha un ruolo particolare e dopo la terra, dopo il fiume e dopo la fonte dove è apparsa e dove la madre ha posato i suoi piedi e ha toccato l'acqua con le sue mani, dicendo che l'acqua a quel punto lì sarebbe diventata benevola e avrebbe guarito le persone sia a livello spirituale che fisico, cosa che è accaduta, perché se voi, chi ha visitato la fonte di San Giorgio, ha visto anche tutte le piastrelle per grazia ricevuta che ci sono sulla parete della vasca dove si può entrare e bagnare i piedi, cosa che io ho fatto tante volte, e io ho anche avuto la fortuna di conoscere anche la veggente che è morta. Abbiamo festeggiato l'anniversario il 12 di gennaio, è morta nel 91, nel 1991. Era una donna semplicissima, veramente molto semplice, che mi ha un po' ricordato la Chiara che è venuta domenica fare l'opera di purificazione, questa donna, molto, molto semplice, molto umile, che dice: mi dicono di fare così e io lo faccio. Lei naturalmente fa un altro lavoro, è una donna molto semplice, che però ha avuto questo dono di comunicare con gli angeli, con gli arcangeli, anche con Madre Maria, insomma, anche con personaggi che si trovano molto in alto nell'evoluzione dello spirito e degli esseri umani. E per cui noi il Colle di San Giorgio da domenica scorsa è diventato un colle importante e mi ha confermato per cui il valore che ha assunto il Colle di San Giorgio dal 6 settembre del 2014, per cui siamo nel nono anno, quando abbiamo iniziato per primi al mondo le connessioni di coscienza. Cioè,
voi sapete che molte cose che noi stiamo facendo sono basate sulla meditazione, sui cerchi di luce, sul creare energie positive, perché queste energie positive attirano le persone, cambiano le persone, cambiano gli episodi, cambiano il mondo, cambiano tutto. È chiaro che bisogna poi anche operare con le proprie mani, col proprio cervello e così via, ma prima di tutto sono queste intenzioni. E noi il 6 settembre del 2014, improvvisamente abbiamo, prima di andare ad un, no, di ritorno all'ennesima marcia della pace a Perugia Assisi, e abbiamo deciso col gruppo di Assisi, che allora era guidato dall'amica Lia Veneziani, di Roma, che non vedo, a volte riesce ad intervenire, oggi non lo vedo, altrimenti ci avrebbe confermato questo. Lei con un gruppo si trovava ad Assisi e salì sul Monte Subasio, che è il famoso monte dove si trova anche la caverna dove San Francesco andava a fare le meditazioni. Ecco, noi abbiamo iniziato, il nostro gruppo di monticari salì sul Colle di San Giorgio e loro erano ad Assisi. Aprimmo su Facebook una pagina, un gruppo. Quel gruppo lì in pochissimo tempo superò i 1000 gruppi in tutto il mondo per fare meditazione insieme. Infatti si chiama MedMob, cioè mobilitazione di meditazione globale, coscienza in connessione. Abbiamo iniziato ogni sabato alle 5 facevamo questi incontri quantici, oggi li chiamerebbero incontri quantici, no? Oppure attraverso il sistema proprio della meditazione Stargate, ma ci sono anche altri metodi, anche quello di MT, meditazione trascendentale di Maharishi, funziona in questo modo, tu puoi essere molto distante, ma se pronunciate lo stesso mantra, e potete immediatamente collegarvi, insomma. E c'è una nuova scienza, che è la scienza quantica, proprio di cui proprio in fisica gli ultimi premi Nobel sono stati proprio dati proprio per questa ricerca dei buchi neri, ricerca quantica, il collegamento, la telepatia, il teletrasporto e così via. Sta arrivando tutto. Noi, ciascuno di noi deve sviluppare il proprio sistema del DNA che era fatto in un certo modo, ma era stato bloccato dalle forze dell'oscurità, che adesso invece, grazie alla vittoria che la luce ha ottenuto contro l'oscurità, si svilupperà anche questo sistema, per cui ognuno di noi, in base un po' al proprio passato e al proprio carisma, e vedrà dei cambiamenti, osserverà dei cambiamenti. Cambiamenti che potrebbero essere, che anzi saranno, anche quello di vivere in contemporaneamente magari due linee temporali. Una linea temporale di dire come le cose che stiamo facendo noi, come Gaia, non fanno parte della linea temporale normale del passato, no? Fatta di, che ne so, di persone che si iscrivono, di raccolta di fondi, di costruzione di centri di qui, no? Noi stiamo realizzando subito le città di luce, noi stiamo facendo i cerchi di luce, cioè siamo a un livello superiore, a un livello quantico e dopo persone che già si trovano a quei livelli lì, quinta dimensione, sesta dimensione, altri che sono destinati a raggiungerli. E per cui la dimensione di terza dimensione, quella del passato, verrà vissuta dalle persone che vogliono rimanere nel passato, ma non resteranno sul pianeta Terra. Sono i puri che erediteranno il pianeta Terra, cioè quelli che salgono di dimensione. E questo, guardate che sta accadendo in queste settimane. Siamo nel pieno di questa situazione. Adesso io chiedo Angelo,
Ecco, vi confermo che stiamo registrando, per cui le cose che vengono dette qui, ecco, se avete voi, potete chiunque può alzare la mano quando vuole per fare domande. Sapete che sotto chi vede la parola reazioni c'è anche la manina, e per cui se qualcuno alza la mano e vuole fare domande, sia per quello che ho detto io, sia per quello che diranno quelli che man mano io invito, e comincio con Angelo Porcaro, e poi man mano quelli che interverranno, se qualcuno ha delle domande da fare, alza la manina e poi io non ho nessun problema a darvi la parola. Siamo nel secondo tempo, il terzo tempo, spero che Hadassah stia bene e possa fare poi il suo intervento di canalizzazione e di meditazione. L'ultimo tempo, invece, ancora di nuovo. Se ci sarete, naturalmente, se rientrerete nel quarto tempo, vorrà dire che avete bisogno ancora di parlare, di sentire, oppure di fare proposte, perché noi siamo qui anche per accogliere proposte, e poi io come segretario ho anche l'incarico di prendere nota e di mettere appunto a conoscenza della cabina di regia, ma c'è anche una corte di giudici che appunto valuta se inserire le varie proposte in quello che abbiamo chiamato il progetto Pegasus, che oggi è composto da 121 proposte, per cui avete voglia, chi vuole sviluppare il proprio cerchio di luce, il proprio arcipelago, ha veramente tante proposte a disposizione. Diciamo, da dove comincio? Dipende da te, dipende da te. L'esile, oppure fanne tu. Proponi tu qualche altra proposta che ti piace, che naturalmente che deve essere in sintonia con la regola aurea. La regola aurea che verrà inserita anche nella prossima dichiarazione di sacralità delle acque, cioè la persona naturalmente che darà dichiarerà la sacralità delle acque, delle pietre e così via, e approverà anche la regola aurea che leggerà, insomma, per cui. E sarà quella la regola aurea che ci unisce un po' tutti, insomma. Angelo, a te la parola, parlaci un po' della sacralità dell'acqua. L'acqua, in realtà, che cos'è l'acqua? L'acqua è la cosa più banale che ci sia, è la cosa più comune, è una cosa a cui non prestiamo minimamente attenzione, ma l'acqua ci precede nel tempo la creazione della Terra. L'universo ha 13 miliardi di anni, la Terra ne ha 4 miliardi e 700 milioni, e l'acqua che abbiamo sulla Terra è tutta acqua che dalle profondità dello spazio, attraverso le comete, è arrivata ai primordi, quando la Terra era ancora un tizzone ardente, e ha dotato questo pianeta dell'atmosfera e della quantità di acqua che dallo spazio ci connota come pianeta blu, anche se in effetti poi il verde della vegetazione è il segnale che chi ha veramente colonizzato la Terra, i veri proprietari della Terra, non siamo certo noi uomini, ma le piante. La biomassa delle piante è superiore all'85%. La biomassa di tutti gli animali, compresi gli insetti e i rettili e gli anfibi, è del 3%. L'uomo è lo 0,3% della biomassa del pianeta. E guardate come stiamo trattando la nostra casa. Guardate come stiamo trattando gli inquilini di questa astronave che viaggia nello spazio in direzione della costellazione della Lira a velocità straordinaria. L'acqua, dicevo, la stessa acqua delle origini è quella che abbiamo oggi. È una sostanza che noi conosciamo nei suoi tre stati, liquido, solido e gassoso. Ma secondo gli studi che io sto portando avanti da oltre 40 anni, l'acqua ha anche un quarto stato. Alcuni ricercatori americani
tra cui il loro capo Gerald Pollack, ha ipotizzato l'esistenza di un quarto stato dell'acqua, perché ha riscontrato che quando l'acqua ha uno spessore di pochi micron, perde la caratteristica di essere solvente. Avete presente la tensione superficiale, la pelle dell'acqua, quella su cui possono camminare gli insetti? Quella superficie, quella tensione superficiale, secondo i miei studi, altro non è che un campo elettromagnetico ultradebole ad altissima frequenza. Ultradebole perché è l'energia rotazionale dell'elettrone dell'atomo di idrogeno attorno al suo nucleo. Il segreto di questo campo elettromagnetico ultradebole ad altissima frequenza è che gli atomi in gioco, gli elettroni degli atomi di idrogeno in gioco, sono una quantità straordinaria, sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. L'atomo di idrogeno, che compone la molecola d'acqua, H2O, è il più semplice della tavola di Mendeleev ed è il più perturbabile, diciamo. Ha un elettrone, un neutrone e un protone. L'elettrone che gira attorno all'atomo di idrogeno lo fa ad una velocità di un centesimo della velocità della luce e sono comunque pur sempre 3.000 km al secondo. 3.000 km al secondo. Come andare da qui a Lampedusa e tornare in un secondo. Solo però che lo fa in una regione di spazio di un centomilionesimo di centimetro, che è il diametro dell'atomo. Quindi non possiamo più parlare di velocità in regioni di spazio così limitate, ma dobbiamo parlare di frequenza, di vibrazione. La vibrazione di questo elettrone, moltiplicata per miliardi di miliardi di miliardi di elettroni che girano attorno al proprio nucleo e formano la pelle dell'acqua, una superficie in pratica di 1, 2 o 3 micron, determina il formarsi di questo campo elettromagnetico che è la tensione superficiale. Bene, questa premessa era necessaria per introdurre a cosa serve questa tensione superficiale, a cosa serve questo quarto stato dell'acqua che io ho riscontrato esistere. Noi siamo composti di acqua per un 60-70% in peso, ma in molecole, secondo gli studi anche di Emilio Del Giudice, siamo acqua al 99% in molecole. Siamo più acqua dell'acqua di mare. L'acqua di mare è H2O al 96%. Il resto sono sali, minerali, metalli. Noi siamo più acqua dell'acqua di mare. E non ci sciogliamo. Perché? Perché l'acqua degli esseri viventi, e parlo delle piante, tutte, gli animali, tutti, siamo composti di membrane. E tutta l'acqua a livello molecolare che ci compone è tutta acqua di tensione superficiale, è tutta acqua interstiziale, è tutta acqua che ha uno spessore di pochissimi micron e perde la caratteristica di essere solvente, ma ne acquisisce un'altra. Diventa in pratica il direttore d'orchestra, l'esecutore del progetto animale, del progetto pianta. Cos'è il progetto pianta? Il DNA. Ogni pianta, ogni tipo di pianta, ogni singola pianta ha un DNA che è specifico, unico. Ogni animale ha un DNA che è specifico, unico. Ognuno di noi ha un DNA che è suo. Specifico. Bene, l'acqua ha una proprietà incredibile che è quella di essere in grado di svolgere il progetto genetico di tutte le specie viventi sul pianeta Terra. Perché credo di aver ragione? Perché quando l'acqua che ci compone vibra alle giuste frequenze, godiamo di buona salute. Quando le nostre frequenze si abbassano, per un'infinità di motivi, alimentazione, abitudini sbagliate, pensieri e mille altre interferenze, ecco che il messaggio metabolico non viene eseguito dall'acqua in maniera corretta ed ecco che iniziano
delle patologie, perché le patologie altro non sono che una perturbazione della nostra frequenza. Sono convinto di avere ragione e la prova è data dal fatto che quando poi moriamo, ecco che si spegne questo campo elettromagnetico ultra debole ad altissima frequenza e l'acqua torna ad essere solvente, inizia la fermentazione e la putrefazione. L'acqua riprende il suo ruolo, non ha più quella valenza. Ora, il fatto che le frequenze siano fondamentali e che attraverso le frequenze l'universo intero è collegato, ci fa riflettere profondamente su come una cosa banale e semplice come l'acqua svolga invece un ruolo determinante in quella che è la differenziazione delle varie specie e in quella che è soprattutto la possibilità che ci è stata data come esseri che si ritengono supremati, che si ritengono i migliori, di utilizzare queste nostre capacità intellettuali in maniera ben diversa da quello che ci hanno insegnato a fare. Noi abbiamo superato il periodo della predazione, è passata l'epoca della violenza, della sopraffazione. Dovremmo aver raggiunto una consapevolezza tale per cui oggi la violenza, la predazione non sono più l'elemento che determina chi comanda. Purtroppo, però, in un mondo impostato sulla predazione, sono i predatori più forti che dettano le leggi e tutti noi siamo ridotti al rango di predatori minori che in qualche maniera cercano di sopravvivere in un pianeta che è stato completamente derubato di tutti i suoi valori, le sue caratteristiche peculiari ed è a disposizione di un'elite che vede in noi semplicemente un modo per affermare se stessi. Questi studi mi hanno permesso di brevettare e mettere a punto alcune tecnologie che mi sono state riconosciute a livello mondiale, ho dei brevetti che certificano che lo studio dell'acqua mi ha consentito di interagire, per esempio, con la combustione dei motori a scoppio, utilizzando dell'acqua che da me trattata in particolare maniera, inserita in piccole quantità nel radiatore dell'automobile, consente all'automobile di entrare in un dominio di coerenza tale per cui le relazioni tra carbonio e ossigeno siano ottimizzate. In pratica, dando maggiore energia all'atomo di idrogeno, si allentano i legami deboli della catena di carbonio a cui è collegato l'atomo di idrogeno e si creano dei varchi a livello spaziale che permettono all'ossigeno di essere più presente nel momento in cui la sua azione serve a liberare l'energia contenuta nella catena di carbonio. Ho applicato questo principio alle automobili per poter dimostrare che non è solo teoria, perché le automobili non sono soggette né a effetto placebo né ad autoelusione. Un po' di quell'acqua messa nel radiatore può essere verificato sia strumentalmente con gli analizzatori di gas, sia con il conteggio dei chilometri litro, che effettivamente si riduce l'inquinamento di oltre il 50% e si arriva a oltre il 20% di risparmio nei consumi energetici. Ma la cosa più affascinante è che mettendo quest'acqua nel radiatore dell'automobile si determina un dominio di coerenza che abbraccia l'intero abitacolo, perché la macchina è sospesa dal suolo dai pneumatici e l'intero veicolo in pratica prova a collocarsi in una dimensione di spazio soggetta a leggi elettrofisiche diverse e quando si arriva a destinazione si è più riposati di quando si è partiti. In pratica anche la biocombustione, il metabolismo delle persone ne beneficia favorevolmente. Ho applicato questo principio all'agricoltura, alla zootecnia e al benessere delle persone, facendo dei dispositivi che dimostrano ed è dimostrabile semplicemente a chi o si intende di kinesiologia o di radiestesia o comunque abbia un po' di sensibilità, migliorano quelle che sono le condizioni di ossigenazione del nostro sangue e la risposta muscolare del nostro corpo, elevando quindi di conseguenza tutto quel livello di frequenze che ci porta a ragionare anche in maniera più chiara, a ragionare
anche in maniera più elevata. L'acqua, ripeto, è la madre, la sorgente della vita sulla Terra, anche perché quando è arrivata su questo pianeta, al suo interno c'erano gli archeobatteri. Gli archeobatteri, che erano contenuti nell'acqua delle comete, resistevano al freddo, allo zero assoluto dello spazio siderale, meno 273 gradi, e alle temperature dei vulcani che popolavano la Terra a quell'epoca, e quindi indistruttibili sostanzialmente. Poi, con il passare degli eoni, questi batteri, questi microrganismi, questi archeobatteri, hanno trasformato lo zolfo e le altre sostanze eruttive della Terra in quello che oggi è il nostro ossigeno, quello che noi oggi respiriamo. Piano piano, grazie alla fotosintesi clorofilliana e a quant'altro, si sono differenziate le varie specie, prima nel mare, poi quando si è formata la coltre di ozono, le piante sono riuscite a colonizzare anche la terra, e così Gaia ha potuto diversificare nel suo splendore una magnificenza di colori e di forme che dura da 4 miliardi e 700 milioni di anni. Noi, sapiens, sapiens, siamo sulla Terra in condizioni di interagire con essa da poco meno di 200.000 anni, 200.000, forse 300.000 anni. Però in questo periodo siamo riusciti a fare delle cose straordinarie. Negli ultimi 15.000 anni abbiamo tolto, ma poi particolarmente negli ultimi 2 secoli, abbiamo tolto al pianeta mezzo polmone verde, 6.000 miliardi di piante abbattute su 12.000 miliardi che erano prima. Nel Medioevo, dalla Sicilia in Inghilterra si viaggia attraverso boschi. È un sogno, non ci sono più. E pensare che tutto questo inquinamento, la fame, potrebbe essere risolto semplicemente ripiantando gli alberi e improntando il nostro rapporto con la terra, con le persone, con la natura, su basi completamente diverse, perché la terra è ricca e noi saremmo ricchi e felici se non fossimo stati indotti a pensare che la felicità è il denaro o le cose effimere di cui ci riempiono occhi e orecchie e cuore, la televisione, i giornali e i desideri strani con cui veniamo a contatto. Io qui mi fermo, potremmo parlare per molte ore, però se avete domande sono prontissimo a rispondere. Grazie Angelo, vedo domande qui. Innanzitutto mancano 2 minuti e mezzo alla fine del secondo tempo, ma la domanda che volevo farti, tu hai scritto anche dei libri, c'è qualche report, qualche studio scritto che hai fatto? Guarda, più che altro conferenze, perché sto lavorando a un libro che si chiama L'invisibile visto da vicino, però ogni giorno lo modifico. Ma ti possiamo aiutare a pubblicarlo. Noi abbiamo aperto una linea editoriale che si chiama appunto I Talenti di Gaia e passiamo attraverso Amazon perché utilizziamo quel sistema lì di non spendere soldi da una tipografia. Praticamente Amazon poi ti dà una percentuale, una piccola percentuale, però pensa lei. Potrebbe essere un aiuto sicuramente, perché io potrei girarvi le varie conferenze che ho fatto e da quelle magari cogliere. Sì, poi è il mio compito, lo sto facendo anche con Adassa, che sta scrivendo anche lei un libro, e mettere insieme il libro, poi pubblicarlo con Amazon, che non ci fa spendere niente, perché praticamente dopo loro stampano nel momento in cui tu lo ordini il libro, no? E questa è Anche un'ottima. perché Se invece devi andare da un editore, da una tipografia, è chiaro che non te la cavi con meno di 1.000 euro, insomma, vabbè, certo. devi No, avere ma dei soldi disponibili, ma poi il problema è che loro te ne stampano, che ne so, 500 copie e poi cosa ne fai? Perché sì, per certo. distribuirla in tutta Italia ne devi stampare 10.000, ma poi devi fare una pubblicità enorme perché altrimenti la gente non lo compra il libro. Però è importante quello che dici, perché io vorrei mettere per iscritto, perché ritengo di aver aperto, o socchiuso almeno, una porta nel campo della ricerca scientifica che riguarda la possibilità e la capacità di interagire per risonanza e per induzione con la frequenza vibrazionale dell'atomo di idrogeno. Se questo lo possiamo fare con l'atomo di idrogeno
con i risultati che ho ottenuto io, altri più bravi di me lo possono fare con altri ordinatori. Assolutamente, ascolta, tra poco cade la linea, riprendiamolo per favore per qualche minuto nel terzo tempo, che poi daremo vediamo con Adassa Però la domanda. cosa può fare, ma comunque tra poco la linea cade, per cui, e poi ci sono già domande che ti riguardano, ma sono domande proprio quella che ti facevo io, cioè dove possiamo trovare cose, perché le cose che hai detto sono veramente straordinarie. Pochi di noi le conoscono e Ma non comunque. esistono sui. Eccoci qui nel terzo tempo. Le cose che stava dicendo Angelo sono straordinarie e per cui la nostra proposta, ecco, come editore, come giornalista, sia di Telegaia che della nuova linea editoriale I Talenti, dove finora abbiamo tre libri che sono un po' una. Delle composizioni che ho messo insieme io prendendo autori diversi, perché debbano servire come guida per veramente il grande lavoro che stiamo facendo, no, non solo a livello italiano, ma direi a livello planetario. E l'accaduto di domenica scorsa, 12 febbraio, con la storia della prima pietra che ci è stata affidata niente meno che dall'Arcangelo Gabriele, che è lo stesso che fece l'Annunciazione a Maria ed è lo stesso che fece trovare, che portò la pietra nera per quanto riguarda la Kaaba in Arabia Saudita, ma comunque sul pianeta ce ne sono diverse, ecco, di queste pietre che sono state portate come punto proprio. Il famoso discorso anche della pietra angolare, no? Di quella pietra che deve tenere con la sua forza una struttura. E questa che ci è stata consegnata fisicamente domenica scorsa, che adesso è sotto la mia custodia, e verrà inserita proprio alla base del primo lotto di costruzione della città di luce della Rosa Mistica. Che io spero che faremo la seconda inaugurazione il 12 maggio, perché è stato proprio l'Arcangelo Gabriele a fissarci questa data, ma la Chiara, la nostra canalizzatrice, non sapeva nulla del 12 maggio. Non dice, ma perché 12 maggio? Gliel'ho spiegato io, perché è il giorno del patrono di Montichiari, San Pancrazio, ed è il giorno in cui 10 anni fa, il 12 maggio 2013, facemmo la posa della prima pietra della città di luce, tra l'altro cerimonia che trovate su YouTube, sul nostro canale di YouTube. È una cerimonia, c'è un video di circa 20 minuti fatto da registrato da un bravissimo nostro amico videomaker che si chiama Rudy Rodolfo Fenaroli, che ha sviluppato questo video, che potete trovare su YouTube e che comunque già domani provvederò a farvi riavere il link, così potrete in questi 2 mesi che ci separano dal 12 maggio prepararvi per quello che potrebbe succedere il prossimo 12 maggio. Allora, Angelo, ti piace l'idea del libro? Interessante, interessante perché è bene lasciare traccia delle cose che si fanno. Vedete, io di base sono laureato in magistero con specializzazione in sociologia e come lavoro ho fatto sostanzialmente il segretario comunale. Ero segretario comunale all'epoca del terremoto del 76 nelle città di Bordano, Venzone. Qualcuno di voi ricorderà. E ho lavorato lì per la ricostruzione per tutto il tempo necessario ad ultimarla. Ed è stato un buon esempio di ricostruzione. Tutta l'Italia e il mondo ricordano che abbiamo fatto un buon lavoro quell'epoca. Solo che mi ero talmente abituato a lavorare 18 ore al giorno che finita la ricostruzione la burocrazia non mi andava più giù. Era piuttosto lontana dai miei interessi, e ho cominciato a studiare per conto mio e a soddisfare quel bisogno di conoscenza che avevo. E cosa ho fatto? Approfittando del fatto che andavo spessissimo a Roma, nei vari ministeri, nelle bancarelle vicino alla stazione di Termini, ho comprato tutti i libri di scienze
su cui riuscivo a mettere le mani dei primi del Novecento, perché purtroppo dai primi del Novecento in poi tutta la scienza è stata deviata, è stata dirottata, è stata sequestrata da coloro che oggi hanno in mano tutto il patrimonio materiale della Terra. La ricerca scientifica fino ai primi del Novecento era un qualche cosa di pubblico e di divulgato. Da allora tutte le invenzioni sono state nascoste, celate, ed è stato utilizzato dell'ingegno umano solo quello che serviva ad asservire l'umanità, non a renderla protagonista dello spazio, per esempio. E quindi quello che so l'ho studiato su libri di persone che ancora ragionavano con la mente scevra da condizionamenti, perché le università da allora hanno imposto programmi che sfornano degli obbedienti commessi viaggiatori della cultura, della medicina, tutte le scienze sono state asservite alle esigenze del consumismo, sostanzialmente. Addirittura vi sono degli ingegneri che fanno degli studi sull'obsolescenza programmata, perché un elettrodomestico o un qualsiasi prodotto abbia una garanzia di un anno, per esempio, ma dopo un anno e un giorno deve rompersi, perché bisogna comprarne un altro. Abbiamo in pratica messo l'intelletto alla mercé di chi ne detiene le conseguenze Certo, delle economiche e naturalmente. multinazionali. Certo, perché benedetta l'ignoranza degli altri, no? E purtroppo le università oggi sfornano persone deformate, dei perfetti obbedienti ai protocolli e ai prontuari, in pratica. Non Certo. c'è più quella volontà di continuare la ricerca, di specializzarsi e Chiaro. migliorare, perché chiunque osa innovare quello che per esempio Big Pharma dà, viene subito messo all'indice dell'eliminato, espulso. Certo. Non è più libero il pensiero, né a livello culturale, letterario, Lo scientifico. sappiamo. Lo sappiamo e ci stiamo sforzando per cambiare questo mondo, no? Il modo di essere. E anche ad Assa, vero? Stavi dicendo tu ad Assa dell'importanza di avere questi libri, giusto? Anche per i bambini? Naturalmente. Naturalmente, certo, i bambini hanno bisogno di bere acqua pulita, non quella lordura Certo. che viene tanto reclamizzata, la fluidità e Ad Assa altre devi accendere il microfono, eh? Hai il microfono spento. Aspetta. cose. No, dico sì, Ok. assolutely, perché adesso noi scriviamo la storia. Adesso le cose che sarà scritto ora e tutti i libri, questa sarà la culla della civiltà d'oro con i valori nuovi. Per cui è importantissimo di scrivere e di documentare ogni cosa. Ogni cosa diventerà un grandissimo albero dopo che darà tanti frutti. E ogni cosa che facciamo. Un'altra cosa che volevo dire è che Elisabetta aveva adesso una domanda. E per Angelo, che mi sembrava anche interessante, che l'ha scritta nella chat. Sì, Elisabetta, vuoi dirla? Vuoi intervenire? Elisabetta. Sì, scusa. No, io ero interessata molto, cioè mi ha colpito molto quello che ha detto Angelo, perché diciamo che tutti quelli che siamo un po' sul percorso sappiamo che l'acqua è insomma, è programmabile, che influenza, però non a questi livelli di profondità. E quindi sarei anche interessata di capire in che modo si è creato degli strumenti, in che modo si possono, diciamo, utilizzare per avere i benefici sia a livello ambientale, personale, insomma. Hai centrato perfettamente l'argomento. Sulla base di questi principi,
ho costruito, ma nel corso degli anni, e ormai sono già parecchi anni che questi dispositivi sono stati messi in opera, e ho quindi molte testimonianze di agricoltori e anche per quanto riguarda parecchie patologie, perché questi principi possono essere applicati al benessere delle persone, degli animali e delle piante. Ed effettivamente ci sono dei dispositivi, ce n'è uno che si chiama Super Agri, che in pratica per una circonferenza di 5, per un raggio di 250 metri, per un diametro di 500 metri, in pratica porta le frequenze di una zona ad essere molto elevate, quindi anche l'acqua di quella zona si alza di frequenza, e chi sa riconoscere i nodi di Hartmann può verificare che istantaneamente tutta la zona viene bonificata e i nodi di Hartmann non sono più un fatto patologico, ma l'intera zona diventa una sorgente di energia. Questo per quanto riguarda l'agricoltura, la zootecnia. Poi per quanto riguarda e anche la protezione delle case, perché siamo attraversati costantemente da campi elettromagnetici che ci perturbano. E le Hai case un per questo. sito dove vendi queste cose? Dove Come? tu hai un sito dove Guarda, no, puoi io faccio chiedere. ricerca e ho, per esempio, il prodotto acqua, che si chiama così, AWQA, ho delegato una società per venderla, io non mi occupo della parte commerciale. Però posso dirti, per esempio, che quando questa società a cui avevo delegato la vendita di questo prodotto per ridurre istantaneamente l'inquinamento delle auto e di tutto quello che circola con gli idrocarburi fossili, altro consumo ha denunciato la società per pubblicità ingannevole, perché dicevano che si riduce l'inquinamento del 50% e si riducono i consumi minimo del 10%. Il garante dei consumatori a Roma ha indagato l'azienda e ha chiesto ragione di quelle affermazioni. Sono stati forniti metri cubi di documentazione e il garante dei consumatori ha archiviato la denuncia di altro consumo. Ma mentre la denuncia di altro consumo è andata su quattro ruote, sui telegiornali, sul Corriere della Sera, eccetera, eccetera, la smentita del garante dei consumatori non ha avuto neanche gli onori di un trafiletto, Sì, perché il sistema è conosco ancora molto molto bene, guarda, conosco molto bene questa situazione che mi ha portato me personalmente ad essere sempre un giornalista di frontiera e un freelance, perché lavorare nelle redazioni oggi è praticamente, nelle redazioni dei mass media esistenti è praticamente impossibile il per chi secondo mestiere più antico vuole del fare mondo. informazione vera. È il secondo mestiere più antico del mondo. Sì, infatti. E Infatti, così. è quello che dicevo prima, Elisabetta, le cose che lui ha studiato e ha scritto, ha fatto dei report, così noi adesso dobbiamo trasformarle in un libro, in una guida che deve essere alla portata di tutti, perché le cose che lui ha detto per noi e per le nostre città di luce e per le operazioni che stiamo facendo È su importantissimo. sacralità delle acque e così via. Caspita, sai cosa vuol dire tu quando vai vicino ad un fiume e oltre che pronunciare una formula di dichiarazione, magari tocchi quell'acqua lì con la convinzione che tu stai toccando un essere vivente e che in quel momento la connessione molecolare tua e la connessione e la sua molecola dell'acqua entrano in connessione. Questa è una cosa fantastica. Ma tu arrivi a casa stanco la sera e bevi un po' di quell'acqua e ti rigeneri e ti togli tutta la stanchezza. Certo, ed è quello che io faccio perché ho dei bottiglioni sempre pronti anche di acqua di rosa mistica, dove, della
Però non tutti hanno la fortuna che ho io, insomma, di prendere l'acqua direttamente dalla fonte di San Giorgio, dove è avvenuto il tocco da parte della madre, ma non per rendere solo sacra quell'acqua lì, ma anche per dichiarare che in quell'area lì sarebbe nata la rosa mistica planetaria. E questo è un altro discorso che noi stiamo cercando di insegnare alle persone che ci ascoltano. Adassa, carissima, vuoi intervenire adesso? Mi senti? No, non la vedo più. Voglio salutare Lia allora, intanto che torna Adassa. Lia Veneziani, ci sei, Lia? Sì, ci sono, ci sono. Eccoti qui. Ciao a tutti. Ma hai sentito Ciao. Angelo cosa ha raccontato dell'acqua? Sì, molto interessante perché, insomma, che l'acqua fosse qualcosa di particolare che veicolava qualunque informazione lo sapevamo già, però invece c'è molto di più, a quanto pare. Caspita, Veramente interessante. caspita, e sicuramente approfondiremo il tutto perché ormai noi lavoriamo a stretto contatto con l'acqua. Vedo che c'è una mano alzata di uomo. Massimo, se, sei Massimo, Massimo? Magini, Eccolo qui! ti presenti uomo, Massimo, Massimo perché ho Mazzini. due account di Google e Ti hai ogni fatto una tanto bellissima sbaglio. esperienza domenica scorsa, giusto? Sì, ma questa la racconto dopo. Ora volevo intervenire su questo argomento. Sì. Dunque, prima di tutto volevo dire anche che l'acqua ha una memoria. Può essere programmata con il verbo della nostra voce, con pensieri positivi, per esporla alla luce del sole e della luna per caricarla di energie extra, anche se uno non ha la fonte mistica vicino, lo può fare da sé. E poi c'ho altri studi di un giapponese che prende tutte le forme secondo cosa gli dici, Masaru Emoto. forme sì, geometriche diverse, fiori della vita, eccetera, eccetera. Seconda cosa, volevo dire che Tesla aveva già inventato tutte queste cose, anche motore acqua, energia presa dal cosmo gratis, inesauribile, e questi nostri amici oscuri l'hanno bloccata, hanno sequestrato tutto, perché loro devono inquinare, non ci vogliono far star bene. E lo stesso Tesla diceva che devi pensare tutto nel cosmo è energia, corrispondenza, e poi c'era un'altra cosa, ora poi la riguardo. Con queste tre cose lui creava queste cose qui, questi geni qui, nell'universo. Un'altra cosa che volevo dire, perché io ce l'ho mille idee, volevo far conoscere Fove Lepanto delle leggi. Prima di tutto che ci ha insegnato Tote l'Atlantideo, padre dell'alchimia. Era un mio idolo, l'ho studiato per tutta la vita l'alchimia. Ora poi ho scoperto com'era semplice la cosa, con sigilli sono dentro, ho fuso il cervello con tutti i simboli che hanno inventato dopo. Lui ha spiegato benissimo le sette leggi che governano l'universo, universali. E ora per capire questi studi qui, se studia queste leggi qui, affina molto lo studio che fa. Più ho altre 18 leggi fatte dal creatore di questo universo. Te le spedisco a te, così poi lo Sì, metti. E volentieri. così lui con queste cose qui capirà di più sulla metafisica, di come funziona proprio tutto. Della grande mente dell'universo, che è pura coscienza d'amore e basta. Noi bisogna sempre sviluppare la coscienza, ma ce l'abbiamo. Piano piano si sviluppa e piano piano riprendiamo i nostri poteri, perché veniamo da lì. E del mio decreto per purificare cielo, acqua, cibo, Sì. terreni, io ho inventato questo decreto che ti ho spedito, non lo sto a leggere perché è lungo. Però ognuno lo può modificare e aggiungere Sì. angeli che credano, perché conosco tutti i maestri planetari. Certo.
sono elencate anche nel terzo libro di Telos. Nel quarto libro di Telos ci sono le fiamme sacre. Adassa le conosce, sono le prime sette fiamme a disposizione, hanno potere enorme. Più ce ne sono altre cinque, che io ho fatto un corso con Adassa e ora conosco le altre cinque, sono 12 fiamme. Se si usa anche quelle fiamme per la meditazione, per lo studio, per qualsiasi cosa, hanno un potere elevatissimo. Ora, questo decreto qui che ho fatto poi per tagliare, io l'ho fatto per bene l'umanità contro questi oscuri, no? Per purificare il cibo, i veleni sulla terra, acqua, aria. Però io volevo dire a questo amico Andrea che fa il pozzo, che lui è bravo, un cuore d'oro e ce la farà. Però io ho qualcosa di meglio da proporgli. Se lui capisce, magari deve avere fede. Se non ce l'ha lui, perlomeno li spieghi ai bambini della zona laggiù e agli anziani laggiù, perché loro vivono a contatto con la natura e la conoscono meglio di Dio, la natura loro. Madre Gaia, che vuole bene all'umanità, resiste a tutte le intemperie, ha una richiesta tale col libero arbitrio di questi qui che sono in contatto con loro, fanno una meditazione precisa per 7 giorni. Sgoggerà l'acqua da una grotta, da una roccia come fece Mosè. Devono aver fede. Lui magari ce l'avrà meno, ma io sono convinto che gli abitanti indigeni lì, loro la fede ce l'hanno già. Caro Massimo, guarda che questa tua proposta viene registrata e Andrea dal Kenya mi ha mandato prima un appunto che dopo vi leggerò, che lui stasera è stanchissimo e non poteva intervenire qui, ma vuole ascoltare la registrazione. Per cui la proposta che tu stai facendo domani gli arriva nel suo villaggio. Per cui magari se vuoi approfondirla ancora di più. Un'altra cosa, quando lui decide un'ora e ci dà nel fuso orario nostro qual è l'ora del giorno per 7 giorni, ci uniamo noi anche noi con le meditazioni, aumentiamo le Quantico, sì, il potere quantico, energie. sì. Perché basta l'1% della popolazione, lì ci sono solo loro e la realtà viene creata perché siamo noi creatori. Non Certo. sappiamo più come si fa, ma siamo noi che creiamo il bene e il male, con le cose che ci fanno credere i nostri amici, però le creiamo noi. E noi, se uno è consapevole, crea il bene per l'umanità, per se stessi, salute compresa. Ma guarda, anche perché tu dici, certo, l'acqua scaturisce dalla grotta, scaturisce dal cielo, ma anche perché c'è da Ma dire, Madre Gaia ha lo spirito e vuole bene a ma quei bambini. assolutamente, ma poi noi respiriamo l'acqua, siamo immersi Ma nell'acqua. loro, convinti, ci credono di più perché sono a contatto con la natura e ci credono. Ha Certo. dimostrato che ha fermato serpenti, da serpenti, perché loro hanno una sensibilità enorme sulla natura. Loro basta che loro si li convinci a fare una meditazione e una richiesta per 7 giorni, una mezz'oretta, 20 minuti. E ci si uniamo anche noi. Io sono sicuro che il miracolo avviene 100%, Sono senza sicuro scavare pozzi, anch'io. senza scavare pozzi, perché quello che mi dà noia a me Il pozzo l'hanno cominciato, adesso l'hanno non è cominciato, l'agricoltura, vediamo. è che loro bevono un bicchiere d'acqua al giorno. Questo mi dà noia. E Madre Terra, se loro glielo chiedono ai suoi bambini, una vena gliela tira fuori. Sono convinto. Sì. Bravissimo, Ora lascio la parola agli altri perché ci vuole ora qui da me. bravissimo Massimo. Angelo, scusa, nelle tue ricerche, siccome mi hanno mandato un messaggio che mi dicono che l'acqua può essere ricavata dall'umidità che ci circonda, anche in grande quantità, tu hai studiato qualcosa relativamente a questo fatto? Cioè, là dove manca l'acqua, come questo fatto qui del Kenya, cioè senza bucare il sottosuolo, senza fare grandi spese, secondo te c'è la possibilità di ricavarlo? Certo, va benissimo la proposta che ha fatto adesso Massimo delle preghiere e della meditazione e così via, ma scientificamente questo fatto di avere l'acqua dall'umidità che ci circonda, secondo te è possibile? Guarda, io sto lavorando ad un progetto che riguarda l'acqua potabile ed è pronto.
però è un metodo che parte dall'acqua di mare. Noi con il fotovoltaico abbiamo la capacità di trasformare l'acqua di mare in acqua distillata, in acqua pura, che però non è potabile, perché l'acqua distillata ha fame di elementi e non possiamo utilizzarla come alimento. Però ho il modo per poterla rendere potabile e oligominerale additivando alla stessa acqua di mare che abbiamo distillato con il fotovoltaico, quindi gratuitamente, con l'energia del sole, una piccola quantità di acqua di mare nelle giuste quantità, perché l'acqua di mare ha in sé tutti gli elementi della tavola di Mendeleev. Ed ecco che avremo quindi un'acqua assolutamente probiotica. Se poi a quest'acqua aggiungiamo anche le frequenze che io ho imparato a generare, allora avremo un'acqua che favorirebbe la vita in maniera eccezionale, sia degli animali che delle piante, che noi, che per noi. Per quanto riguarda captare l'acqua dall'atmosfera, so che ci sono delle apparecchiature che lo fanno. Già qualcuno ci ha pensato. Però è un metodo che risolve piccole quantità, non toglie, non spegne la sete dei popoli subsahariani o sahariani. È quello il fatto, certo. I luoghi dove c'è il calore più elevato, magari vicino all'equatore, probabilmente è più difficile prendere l'acqua dall'umidità. Ma più che altro sono le zone desertiche, perché nell'equatore ci sono anche delle zone come per esempio l'Amazzonia, che sono il polmone verde della terra, e più piante ci sono, più anidride carbonica viene assorbita e più ossigeno si forma e più piante crescono e più pioggia si forma. In pratica la pioggia è una mancanza, il deserto è una mancanza d'acqua, è una terra che è stata abbandonata dalla vegetazione, ma si possono salvare i deserti semplicemente ripiantando le piante, perché si crea, si ricrea un ciclo che permette alle piante di sono le piante, la pioggia nasce da terra, sono le piante che determinano la pioggia. E dobbiamo ridare al pianeta quel mezzo polmone che gli abbiamo tolto. E altrimenti le zone desertiche ci puoi portare il famoso progetto dell'acqua di Non mare, solo, certo, non solo. canalizzando l'acqua di mare, che insomma Canalizzando l'acqua di mare i deserti, bene o male, e le mie a frequenze. qualche chilometro di distanza, comunque hanno l'acqua dei mari. Ma certo, poi con le cisterne oggi la si può portare Le dappertutto. Cioè, cisterne, esatto. oppure, anziché fare degli oleodotti, si fanno degli acquedotti. Non c'è niente di più Esatto, facile con le tecnologie di oggi. Purché non sia a esatto, pagamento, perché purtroppo oggi l'acqua è l'oro blu del terzo millennio e le multinazionali stanno facendo carte false per rendere inaccessibili le fontanelle dei paesi. Ormai l'acqua la trovi solo nei supermercati. sì, di questo passo sì. E costa più del latte, tra le altre cose. Infatti stanno strutturando proprio la Io situazione. sono Noi pronto ormai la comunque. chiamiamo sempre del vecchio mondo perché non Sono pronto perché ci abbiamo le sono più. tecnologie. Con il fotovoltaico facciamo evaporare l'acqua di mare, ricaviamo sali, minerali e metalli e li usiamo per l'industria. Dall'altra parte otteniamo un'acqua distillata che, additivata con una piccola parte della stessa acqua di mare, diventa iperpotabile, iperbuona. E da lì via, con i canali la portiamo. È già realizzato in qualche zona? Nella mia mente. Ah, ecco, ok. E no, è un progetto troppo Allora grande. E dobbiamo poi farlo. va contro troppi Dobbiamo interessi. farlo noi, dobbiamo farlo noi. Esatto, esatto. Dobbiamo farlo noi, col nostro aiuto. Restiamo in contatto. Anzi, adesso magari vi metterò in contatto. Creiamo questo, che è un po' il mio compito, quello di mettere insieme le persone, per cui magari creare questo piccolo comitato. Magari con Massimo, con te, Angelo, con Lia, con altri così, e magari fare degli zoom proprio dediti, ma poi trovare appunto i luoghi dove cominciare a realizzare i primi esperimenti, certo. Beh,
questo, sì, nel mio caso siamo piuttosto avvantaggiati perché i primi esperimenti, io non inquino dal 1984 con le mie macchine. Quindi sì, si tratta di salvare delle conoscenze che altrimenti andrebbero perse, niente di più. Chiaro. È il nostro tema principale. È il nostro tema principale. Dare accesso alla conoscenza a tutti. L'abbiamo intuito che cambiando e prendendo l'acqua come nostra compagna di viaggio, e lei ci purifica dentro, ci sistema le cose, sistema i rapporti con il creato, e tu hai voglia poi di esatto, è solo con queste cose semplici che noi cambiamo il mondo, e metterci veramente in una linea temporale diversa da quella tridimensionale, insomma. Assolutamente. Sono cose che già esistono, vanno semplicemente messe a disposizione Messe delle in macchine. atto, certo, come le macchine di Tesla, no? Che già esistono, le hanno nascoste nei cassetti, perché Io ho chiaramente. avuto la fortuna di conoscere e interagire con Rolando Pedizza. Ah, davvero? Sì, l'ho conosciuto 2 anni fa. Ma eri venuto qui a Chiari, No, a no, a Brescia? Verona, Con... però. Ah. No, no, a Verona, a Verona. L'ho visto a Verona, avevano combinato un appuntamento e è stato un pomeriggio intenso, perché lui si è complimentato con la persona che mi aveva presentato, dicendogli finalmente me ne hai portato uno bravo. Eh beh, anche con la macchina di Majorana lì bisogna Beh, in effetti. risolvere tutta una serie di situazioni. È pazzesca quella macchina lì. Ma è Io ho. connessa a quel reservoir di conoscenze universali a cui tutti possiamo attingere. Perché l'universo non ha segreti. Noi siamo, se lo volessimo, siamo costantemente in collegamento con noi, non inventiamo, noi al massimo scopriamo qualcosa che è coperto. Chiaro, no? Sono contento che penso che io pur abitando a pochi chilometri l'ho scoperto troppo tardi, Peliz. Rolando è una persona che meritava maggiore considerazione. Quindi, perdonami Mario, a questo punto, Angelo, sei da presentare anche a Cristina Savin, che tiene molti incontri riguardanti la macchina di Majorana e appunto i Sì, no, lavori, gli studi di infatti, Pedizza. e poi hanno letto il libro, l'ultimo libro appunto dell'incontro tra Majorana e Pellizza, che ho anch'io, quel libro lì, è stato letto in diretta, discusso. Tu no, non hai Esatto. mai partecipato, Angelo, a questi incontri con la Savin? Guarda, l'anno scorso a giugno avrei dovuto vedere Ettore Majorana. Ah. Poi però, per una serie di fattori. Ma dove? Nel famoso monastero? No, no. Ah. No, no. In un luogo da indicare, Ma no. anche perché lui, mi sembra di capire, viaggiava già, no? Certo. A livello astrale. E nel tempo anche, certo. E anche nel tempo, certo. Era ri ringiovanito parecchio. Sì. Purtroppo lui non ha voluto dare quella fisica. Ma sarà ancora qui? Sarà ancora qui sul pianeta? Io Secondo te? ritengo di sì. In America c'è una macchina di Majorana che sta lavorando lunga 3 chilometri e sta lavorando a chiudere il buco dell'ozono. Vedo una mano alzata. Mirna, vuoi dire qualcosa? Grazie, sono Guido, ospite di Mirna. Ah, Ciao. Ciao Guido, Guido. Guido detto Ciao a Mirna. tutti. Ciao Ciao a tutti. Guido. Allora, volevo citare un
una grande cosa che abbiamo tutti a disposizione da tempo, probabilmente da molti di voi conosciuta, il libro di cui anche Stefania Ongari si è fatta tesoro e esponeva in audiolibro e espone ancora forse alcune parti in modo da renderlo noto nei suoi frammenti. E vi voglio far notare una coincidenza in funzione del più grande messaggio spirituale che abbiamo ricevuto tutti già nel 2020, ma che non viene ad essere considerato tale in quanto riguarda il denaro, e cioè la libertà che noi abbiamo a disposizione in verità giuridico e finanziaria mondiale, data da alcune svolte che adesso non accenniamo, ma sentiamo cosa diceva nel giorno in cui io ho ricevuto questo messaggio spirituale che riguarda la verità finanziaria e giuridica del mondo, quando Stefania Ongari stendeva questi suoi audiolibri riguardanti Un corso in miracoli, edizioni Macro, che trovate tutti, e che sono cinque opere in un libro colossale, come considerato da considerare forse il più grande dono che è stato dato dall'alto alla nostra umanità contemporanea. Allora, la lezione 79 diceva, quindi in coincidenza con questa comunicazione che io ricevetti della GST Virtual Bank, che ha operato già una struttura di organismo monetario internazionale ai confini Conosciamo, sì, mondiale, conosciamo. ecco, e questa lezione 79 che in quel giorno Stefania Ongari leggeva era: che io riconosca il problema affinché possa essere risolto. Un problema non può essere risolto se non sai quale è. Anche se in realtà è già stato risolto, continuerai ad avere il problema perché non riconoscerai che è stato risolto. Questa è la situazione del mondo. Il problema della separazione, che è davvero l'unico problema, è già stato risolto. Tuttavia, la soluzione non è riconosciuta, perché il problema non viene riconosciuto. Tutto il capitolo poi prosegue elaborando questo concetto base e ve lo porto davanti in quanto noi ci troviamo ancora a pensare al denaro in un certo modo che, ben sapete, è stato indottrinato dalle strutture portanti. Mentre con la svolta che si è creata nel 2012 per vari fattori che molti di voi conoscono, stiamo dimenticando che su quella base noi in Italia siamo portavoce di una struttura che già ci permette, in funzione di una erogazione di 3.400 Scusa Guido, guarda miliardi. che sta cadendo la linea, tra poco Sì. comunque rientriamo, eh. Va bene, Abbiamo allora. ancora Ecco, quello 40 che ho già minuti. accennato, perché parlando di denaro, per esempio, per l'attuazione di quello che accennava Angelo riguardo l'acqua, riguardo il pozzo, riguardo tutte le cose e soprattutto il nostro rapporto interpersonale. Passo e chiudo, ci vediamo dopo. Io che abbiamo ancora pochi secondi, per cui se cade la linea rientriamo, perché poi c'è l'intervento di Adassa. Ecco, pertanto io do subito la parola ad Adassa, che magari dici tu le parole di chiusura anche di quello che è stato detto, e poi se vuoi fare il tuo intervento, prego Adassa, apri il microfono. C'era Stefania che voleva intervenire, però. Chi è che voleva intervenire? Stefania. Ah, Stefania, prego, Stefania. Sì, velocemente, volevo solo dire che io ho avuto il privilegio di incontrare Angelo Porcaro in quella che è la spirale economica solidale. E non solo lui, anche molte altre persone, molte altre anime che hanno un cammino decisamente interessante. Quindi questa è proprio la dimostrazione che ci stiamo ritrovando e ci stiamo riunendo, e di questo sono molto felice. E in particolare, Angelo, ti faccio solo una domanda e poi giustamente diamo spazio ad Asta. Le acque cosmiche. Tu hai parlato
hai parlato anche di queste, hai parlato proprio anche delle acque cosmiche, quindi di quanto già il popolo egizio predinastico parlava, quindi come dalle acque cosmiche si sia creata la vita poi qui su Madre Terra. L'acqua è molto più antica della Terra. L'acqua è molto Esatto. più antica della Terra, è arrivata dallo spazio, Esatto, acqua cosmica, esatto. portando Quindi, con sé la vita. esatto. E quindi anche tutto ciò che riguarda questo momento di ascensione di ognuno di noi è strettamente, profondamente collegato con l'acqua, con i bosoni, bosone Z, quindi anche gli studi della Giuliana Conforto, io vedo dei collegamenti molto interessanti con quanto tu hai portato stasera. Quindi ti ringrazio profondamente e sicuramente andrò ad approfondire quello che tu hai rivelato. Quindi grazie, ti volevo ringraziare. No, grazie a voi per l'ascolto. Ecco, Angelo, facci avere i tuoi contatti perché appunto presto ti chiamo per la questione del libro Va bene. che è diventato urgente, è diventato urgente. Adassa, a te la parola adesso. Buonasera a tutti. Avevamo veramente interventi molto interessanti. Gran piacere. Quasi quasi mi dispiace che hanno fermato raccontare e parlare. Noi entriamo ora in meditazione che abbiamo un bel messaggio del divino anche questa volta. Allora, entriamo per primo in allineamento con il divino. Siete invitati di chiudere gli occhi e allinearvi con Dio Creatore. Se sentite che siete troppo stanchi, e forse riuscite anche a rimanere con occhi aperti e comunque fare l'allineamento con occhi aperti. Okay? Vediamo un gran filo di luce tra noi, dal chakra della corona, esce dal chakra della corona e si collega al Dio Creatore. Sentiamo il nostro essere divino attraverso il respiro con onore, con rispetto, l'essere divino che siamo. Sentiamo questo collegamento sacro con il Creatore. E che siamo uno. Nella nostra coscienza diventiamo sempre più uno con il divino. E invitiamo la fiamma dell'ascensione bianca di entrare attraverso i chakre superiori. Chakra della corona, terzo occhio, chakra della gola. I nostri corpi di luce cominciano ad allargarsi e la luce bianca continua a entrare e riempie il nostro sacro cuore. Plesso solare.
L'allineamento è talmente importante per noi. Aiuta ad elevare la coscienza e ricevere poi, quando uno ascolta il messaggio o la canalizzazione, riesce a sentire molto dai mondi superiori che mandano frequenze di luce, che integrano nei nostri corpi. Per cui lasciamo che la fiamma dell'ascensione continui ad entrare attraverso tutte le nostre chakre, dentro. E colleghiamoci, mandiamo radici, colleghiamoci alla rete di cristallo intorno al pianeta. Rete cristallina e la rete elettromagnetica che permette davvero creare tutto quello che vogliamo. Con gran onore ringrazio Madre Maria per stare con noi. Nel nome di Gesù. Chiedo alla Madre di parlare attraverso me. Riconoscendo me stessa. Grazie discendenti di Adamo. Per un tempo il vostro padre lavora con voi. Preparandovi per la vostra ascensione. E vi vedo e vi amo. Orgogliosa di voi, figli miei. Per amare così tanto il Dio Creatore, il nostro Padre Eterno, e l'uomo, il primo uomo sulla terra, Adamo, che dà tutto per fare che sui discendenti si integrano da nuovo con il divino. Che l'amore divino sarà con tutti voi, figli miei, sempre. Io, Madre Maria, vi chiedo
di ricordare quello che per cui siete qua. Portare avanti. Portare avanti e manifestare il sacro femminile in questo mondo, una volta e per sempre. Voi ricordate il vostro sacro femminile. Ricordate di essere dei, che siete dei nei vostri sogni. Molte volte non lo ricordate più quando siete svegli. Non è così. Voi siete nati per questo, essere leader e alzare su la bandiera, il sacro femminile, il potere femminile, il cuore di Lemuria. Molti di voi non sentono ancora questa frequenza dentro il vostro cuore. Perché? Molto di voi sono ancora intrappolate nella vecchia magia, nella vecchia credenza, nella vecchia frequenza, negli antichi paradigmi. Non c'è bisogno. E non parte. Non c'è bisogno di un partner che riempirà la vostra vita con luce, di luce. Voi siete la luce. Siete voi la luce. Il partner che voi cercate di avere è un specchio del vero io, è il vostro desiderio. È molte volte il frutto della vecchia paradigma che dice che voi non siete completi senza l'altro, uno senza l'altro. Dove troverete, vi chiedo, dove troverete il potere e il tempo per approfondire dentro voi stessi e innamorarvi in tutto quello che voi vedete e sperimentate nel mondo dentro di voi e nel mondo intorno a voi, con tutte le sue magie. Approfondire e perfezionare
amicizie con diverse anime, membri di questo viaggio insieme. Se darete tutto a una persona. Voi siete progettati per questo momento e la forza che voi avete, tutta la forza della vita che pulsa dentro di voi, adoppiato e triplato, adoppiata e triplata. E destinato per creare il vostro mondo, la civiltà di luce che voi desiderate così tanto di avere, tutta la creatività, tutta la forza. Le forze che voi avete ora nelle chakre specialmente e nelle chakre più basse, tutto è destinato solo per una cosa, di aprirvi alla divinità che siete. E realizzare quello che siete veramente, la divinità femminile. Gli occhi di tutti guardano, donne, che voi realizzate. E presenterete la divinità femminile che siete, l'essere divino che siete, nel vostro atti, nelle vostre parole, in spirito e in atto. Gli occhi di tutti, il creatore, i maestri, i fratelli stellari, e gli uomini maschi, terreni, tutti aspettano. Aspettano per un passo avanti che farete. E che cominciate a guidare e dare il tuo. Guidate. Siate coscienti a voi stessi e nutrite il vostro amore per voi stessi. Andate avanti. Vi aspettano. Vi stanno aspettando. La Dea che siete. E per quelli da voi che hanno le famiglie, non lasciare
che uno vi schiaccia. Prendete e fate quello che avete bisogno di fare. Siete il centro, la luce del centro della casa. Non stare in cucina per ore, ma ascoltare. Rimanere in ascolto ai tuoi bisogni. Prendere tempo per voi stessi, ascoltando al divino dentro. Nutrire il sacro dentro di voi, per poi essere luce per voi stessi prima e per la vostra famiglia. Rispettatevi e onoratevi per la dea che siete. Non lasciate che le vostre forze si diminuiscono e rimanere senza forza perché avete dato tutta la vostra energia per le cose che non hanno più quella divinità, non hanno più da fare con il divino. Per cui nutrite voi stessi con tanta attenzione. Prendete tempo libero per voi stessi e per il vostro compagno, se vi sentite di farlo. Ma voi non dovete niente a nessuno. Voi siete uguali, avete gli stessi diritti. Voi siete amate e ambasciatrice della divinità anche di più. Da ogni altro. Fine ora, voi avete alzato i vostri occhi al maschile come rappresentante della divinità. Non è così. E ora di scambiare ruoli. Imparate e onorate la dea che siete e fermate a sprecare le vostre forze sulle paradigme che non vi Grazie. stanno più. Sono con Madre Maria da una parte e dall'altra parte e anche leggo la canalizzazione che ho avuto con Madre Maria oggi. Tutte e due.
voi desiderate di tornare alla vita magica, di unione divina. A un livello di unione con tutte le creature e tutta la vita nei regni della luce. Voi non potete creare a voi stessi vita magica, piena di magia, solo se potete farlo, solo se voi diventate uno totalmente con la cosa che volete creare. Significa che quando voi vi diventate la manifestazione dell'amore è la coscienza dell'uno, e illuminate solo amore, tutta la vita uniscono con voi come uno. A questo punto voi potete creare ogni cosa in ogni tempo. Potete mandarvi da un posto all'altro, un luogo all'altro. È tutto o tutti nella coscienza dell'uno rispondono al vostro volontà, al vostro desiderio, e vi aiutano a creare quello che volete, quando lo volete. Questa è l'integrazione del divino, la coscienza dell'uno e voi. Vivete l'amore per voi, per gli altri, e tutte le creature. Non fate male. Unitevi completamente. Allora,
la coscienza divina sarà con voi ogni giorno, come una. Imparate, aprite voi stessi a lui, conoscendo il vostro vero essere, riconoscendo, onorarlo, e manifestarlo più che potete, finché diventi uno con il divino, completamente. Non ci sono abbastanza parole per spiegare l'importanza di questo. Vi ringrazio. Grazie madre, grazie Adasso. Questi incontri di luce a noi servono per entrare in azione, perché questo che dobbiamo fare dopo le energie che i maestri ascesi ci permettono. In queste serate di venerdì, ma anche in qualsiasi altro momento della giornata, ognuno di noi desidera mettersi in contatto per poi entrare in azione, per poi entrare in azione ognuno con i propri talenti, ognuno nella propria situazione in cui si trova, e se poi abbiamo a che fare con l'acqua, tanto meglio. E vi arriveranno istruzioni adesso anche per stringere amicizia con le pietre, perché sarà anche con le pietre che noi costruiremo la nuova città di luce. E questi incontri servono anche, come avete visto, anche per mettere insieme persone che magari prima non si conoscevano e che adesso invece verranno messi insieme, a lavorare insieme, a creare nuovi cerchi di luce per ottenere nuovi, per raggiungere nu le nuove mete che noi stiamo raggiungendo. Per cui il tempo adesso a nostra disposizione in questo 17 febbraio 2023 sta terminando. Io vi ringrazio tutti quanti di cuore. E lascio questi ultimi secondi nel silenzio, in attesa che la linea cada, ma in questo silenzio noi siamo perfettamente uniti e pronti per agire in una nuova settimana che ci sta aspettando.